ragazze, oggi vi volevo far vedere come fare degli ovetti di Pasqua charms senza telaio. Per farli ci vuole un gancetto, 21 elastici azzurri o di che colore vogliate e 13 elastici rosa. Perfetto, bisogna prendere un elastico azzurro e nodarlo sul gancetto per 3 volte. Poi prendere altri 2 elastici e metterli così col dito, far scivolare l'elastico che abbiamo rigirato 3 volte e agganciare. Questo bisogna farlo per 3 volte. Poi prendiamo altri 2 elastici, li agganciamo sopra, facciamo scivolare così. Bisogna assicurarsi che sia messo bene, se no non tornerà. Perfetto. Poi per l'ultima volta prendiamo altri 2 elastici, mettiamo sopra l'uncinetto e facciamo scivolare. Perfetto. Quando si è arrivati a questa cosa, così, bisogna prendere 2 elastici rosa e metterli nel dito e far scivolare gli elastici azzurri. Sempre controllando che non siano annodati. Anche i rosa, altri 2 rosa per l'ultima volta e far scivolare gli altri 2 rosa. Perfetto. Quando si è arrivato a questo momento, vedete? Siamo qua. Bisogna prendere questo, l'elastico che abbiamo rigirato 3 volte, e infilarlo dentro l'uncinetto. Così. Poi bisogna prendere altri 2 elastici azzurri e far scivolare l'elastico che abbiamo rigirato 3 volte. Poi riagganciare. Poi prendere altri 2 elastici azzurri e far scivolare e riagganciare. Per l'ultima volta prendere 2 elastici azzurri, agganciare e far scivolare sempre con attenzione. Perfetto. Poi bisogna prendere altri 2 elastici rosa come prima, agganciarli, far scivolare quelli azzurri e riagganciare. Anche i rosa per l'ultima volta. Prendere, agganciare e fare scivolare. Perfetto. Abbiamo finito pure la seconda riga e bisogna fare l'ultima. Perfetto. Prendere ancora l'elastico che abbiamo fatto rigirare 3 volte. Attenzione perché può scivolare, quindi va bene. Poi prendere 2 elastici azzurri, così, mettere nel dito e far scivolare. Adesso non mi si è un attimo innodato. Perfetto. Prendere altri 2 elastici azzurri, far scivolare e riagganciare. Per l'ultima volta prendere 2 elastici azzurri, agganciare e far scivolare. Perfetto, abbiamo quasi finito l'ovetto. Prendere 2 elastici rosa, agganciarli e far scivolare quelli azzurri. Poi bisogna anche un pochino mandarli più indietro gli ultimi 2,
Poi, l'ultima volta, prendere due elastici rosa, agganciare e far scivolare. Perfetto, abbiamo quasi finito l'ovetto. Quando siamo a questo punto, si prende l'ultimo elastico rosa, si aggancia all'uncinetto, prendiamo con un dito e stavolta facciamo scivolare tutto. Perfetto, così. Poi riagganciamo l'ultimo pezzettino e vedete, l'ultimo pezzo lo buttiamo giù e poi con l'altro pezzo dell'uncinetto tiriamo nel modo che non almeno si faccia un nodo stretto. Attenti perché poi se non lo fate troppo stretto può anche scivolare. Perfetto, abbiamo finito. Ecco qui gli ovetti di Pasqua. Ciao!